sul misto fai paura, eh? Beh. Ma c'hai delle gomme buone, ti fidi? Perché io ce l'ho un po' dure, un po' vecchie, quindi non mi fido. Infatti in curva non freno parecchio perché sono un po' dure. Queste sono nuove. Ma si vede, è durissima. Poi la moto è leggera e... Sì, ma ti ripeto, va centro basso, e sul misto si vede come le fai, questo è... Beh, è un'altra moto, non ci puoi fare. Però ti senti da lontano, ma lo scarico ce l'hai cambiato tu. Sì, no, l'ha cambiato quello che c'era prima di me, ma te devi vedere quando metto modalità sport, ancora di più, mo' sono in turismo, Da dietro si sente già così. Sì, sì, però se metto E cambia proprio rumore. Questo è il progetto che ho fatto io, se ci fate caso ogni tanto c'è un albero segnato, questi andranno buttati giù. Vedi? I gialli sono le aree di saggio. Guarda, ti è arrampicato, Da qua per 7 km, tutta la fascia di alberi, ogni tanto vede qualcosa segnato. Bella la strada. Questa è proprio bellissima. Poi adesso è bello perché non c'è nessuno. Stamattina sicuramente sarà stato di... Poi cambia il tempo, il pomeriggio c'è però sarà stato pieno di moto. Ma la stessa in Abruzzo quest'estate, un macello. Proprio. pure te la sei cavata, miseria. Sei divertito il ragazzo. Ma cammina questo, porca miseria. Se ne fare tutto il tempo. Vabbè, manetta, mi fa male il polso. Ha reso bene però la manetta. Vabbè. No, là perché la strada da salita con culo, quella un po' me la ricordo, quindi no, le strade che non conosci. No, infatti perché non sai se è un tornante, se è stretta, se è chiusa, anche qua qualche curva ti ingannava, iniziava là, si ricordavo quella, l'ho fatta un paio di volte con la bici, infatti mi ricordo di più quell'altra, quindi quando non sono ricordo. Perché poi se tu ti posti la curva non hai sbagliato, con la moto continuavo, non c'è la mano della macchina che e poi è poi finita. La prima volta che presi la Transalp andai a prendere a Cassino dal mio amico, tutta autostrada a tornare, esce a Cuculo, la prima curva dopo Cuculo a scendere a San Berta. Sì. Mi sono ritrovato questa. Se vado così vado fuori strada. Quindi, rimessa dritta, inghiodato, velo. Così è la moto. Che occhiuda, ciao. Certo. Questo che me la vendo. Oh, ma tu la sei portata la moto? Sì, portavo ciao. Che differenza. Ma che te c'è stupendo? Non me la voleva da più. Poi un carabiniere, figura, amico mio, mi telefonava ogni 5 minuti. Come stai? Babbo. Ma ci voleva fare a prendere un caffè qua? È Pescasseroli. Pescasseroli. E va bene. Ah, era giusto per farci vedere. Il passo del diavolo è bello, eh? Sì. Ma che bello. Il passo del diavolo è bello. Non ho idea. Però la cosa strana che ho visto da sotto la Giovanni Mazzi si chiama Valle del Giovento, sia questa che quell'altra. Sono due valli diverse, però hanno lo stesso nome. Sassicani. Giovento è il fiume che passa di là. Il nome a cavolo. È la Marsica. Ma non facciamo commenti, va? Vabbè. Anche perché sente qualcuno. Ci fila, guarda subito. Beh. Va bene, ti riparo. Siete stancati? No, stancati no. Alla fine è piacevole, dai. Ma che scherzi, bellissimo. Sì, sì. L'unico tratto rettilineo che abbiamo fatto era da Pescina a Sì, infatti. Per il resto solo curve. Beh, per montagna non può essere diverso. Questo è il bello della curva. Noi partiamo e stiamo in curva. Ah, sì. Certo. Non è la pianura padana che ti mette la pianura e chiude gli occhi, vai. Qua il bello è le montagne. Sì, sì, qua io non ho mai fatto sta strada. Bella. Ah, questa è bella. Bella, bella. Per andare a Pescasseroli lì sempre girato verso... Beh, o dal Fedena o da, da Villetta Barrea che poi poi esce da Scanno. Esatto. Oppure dall'altra parte quella che volevo fare io, che è Bisegna, esatto. Io sempre queste due ho fatto, questa mai fatta. Comunque è lì che non ti fidi tanto, però l'hai stretta la gomma, Che vuol dire? Hai curvato parecchio, guarda. È fin troppo direi. Sì. È arrivato a un centimetro a fine gomma. Questa l'ha cambiata comunque. Sono arrivate, no, perciò non mi fido, sono anche dure, oltre ad essere consumate, quindi è ora di cambiare. Sì. Beh sì. Perciò in curva, visto in curva come rallento tanto io, perché se voglio chiamare, non mi fido. Sì, vede. Mi fido della tenuta della forza centrifuga. Quindi poi recupero il rettilineo, se c'è recupero, Certo. Se no... Poi te lo permette. Sì, infatti. Ok.